Leggiamo dunque da Luca al capitolo 12 a partire dal verso 13. Ora uno della folla gli disse, Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose, O oh uomo, chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore? Poi disse loro, Badate e guardatevi da ogni avarizia. Perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente. Egli ragionava così fra sé, Che farò? Poiché non ho dove riporre i miei raccolti, e disse: Questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò di più grandi, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia, Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse, Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così, e di chi tesoreggia per sé e non è ricco davanti a Dio. Ora, Molte volte nella parola del Signore Gesù stesso parla di persone ricche. Però io ho notato che molte volte chi legge queste storie, questi racconti, commette un grave errore, cioè quello di credere che il problema sia nell'essere ricchi. Ora, l'essere ricchi può essere... Una difficoltà in più, ma il problema non è essere ricchi, anzi, la ricchezza è un grande vantaggio sotto molti aspetti, non solo quelli pratici, ma anche spiritualmente. Giobbe ne è un esempio, ne parlavo proprio questo pomeriggio da questo pulpito. La sua ricchezza servì a rinfrancare, a sostenere il povero. Con la sua ricchezza egli manifestò generosità, giustizia, misericordia. E era un punto di riferimento per tutti coloro che lo riconoscevano e lo conoscevano. Ma allora dov'è il problema? Vedete, il problema non sta nel fatto che sia ricco questo uomo della parabola, ma che fosse stolto. Infatti la parabola viene ricordata come la parabola del ricco stolto. Il problema era la stoltizia del ricco, non la sua ricchezza. Il problema qual è? Il problema è che se uno è povero, è spinto a gridare a Dio, se uno è ricco commette l'errore, ed è qui l'errore, di confidare nelle proprie ricchezze. Ora, ascoltate attentamente. Vi dicevo nell'introduzione a questo culto che il Signore è colui che provvede ampiamente, provvede per tutti i bisogni, anzi vi dirò qualcosa di più. Egli non è solo colui che provvede, ma è anche colui che sostiene. Cosa intendo dire? Sapete perché noi siamo in vita? Perché Dio ci sostiene in vita. Sapete perché l'universo non precipita e non crolla? perché Dio signoreggia su di lui e gli comanda le leggi che deve seguire lui è colui che tiene tutto egli ha il soffio vitale della tua vita egli non solo può provvedere abbondantemente per te ma egli è colui che ha la tua vita nelle sue mani e questo ricco aveva avuto da Dio non solo la vita non solo l'intelligenza, non solo una grande capacità imprenditoriale, ma ha avuto la benedizione di Dio al punto che Lui stesso viene preso alla sprovvista. La ricchezza che gli piomba addosso, non è una di quelle ricchezze pianificate, studiate attentamente, poi ottenute dopo un lungo progetto che va a buon termine, era un grande imprenditore agricolo e a un certo punto la sua campagna frutta incredibilmente di più, più di quanto lui potesse mai immaginare e aspettarsi, al punto che viene colto alla sprovvista e si rende conto che i suoi granai non sono sufficienti a contenere le sue ricchezze. Io lo so, oggi ci sembra strano parlare di grandi ricchezze in termini di grano oppure di olio o di altri beni, ma vi garantisco che al tempo di Gesù queste erano le vere ricchezze, queste erano quelle che facevano di un uomo un uomo ricco. E dicevo, questo uomo ricco si trova ad avere una benedizione sovrabbondante e inaspettata. E allora da bravo imprenditore si pone delle domande, che dovrò fare? Perché qua le ricchezze sono troppe, mi hanno preso alla sprovvista e così comincia a ragionare. E dice una cosa... Giustissima, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, così da poter custodire tutta la benedizione che Dio mi ha dato. Il problema è quello che dice dopo. Fino a questo punto si parla delle sue ricchezze e va tutto bene. Ma è quello che lui poi dice, che è frutto delle considerazioni che gli fa in se stesso, che dimostrano la sua totale ignoranza. Ma non ignoranza rispetto alle grandi scienze o alla letteratura, ignoranza proprio riguardo a se stesso, chi era lui. Lui ignorava chi era. E guardate come, come riesco a dimostrarvi questo. Al verso 19, dopo aver progettato come fare per contenere queste grandi ricchezze, parla a se stesso e dice... E dirò, quando avrò raccolto tutto il mio tesoro, dirò all'anima mia, anima tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Allora, primo errore, egli parla all'anima e dona all'anima ricchezze di cui l'anima non può godere. L'anima è un'entità, una realtà spirituale, non materiale. L'idea di poter saziare l'anima con i beni materiali è letteralmente impossibile. L'anima, come realtà spirituale, ha bisogno di beni spirituali. L'anima non si nutre di cibo. L'anima ha bisogno di ricchezze spirituali. È questo che dice? Di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di granagli più grandi, così posso dire all'anima mia adesso puoi riposarti. Ma no, non può. L'anima non può godere di queste cose. L'anima ha bisogno di pace. L'anima ha bisogno di fede. L'anima ha bisogno del conforto della presenza di Dio. L'anima ha bisogno della sua riconciliazione con Dio. L'anima ha bisogno di avere certezza di vita eterna perché al contrario del corpo che muore, l'anima sopravvive al corpo ed è quella che andrà alla presenza di Dio. E l'errore di credere che tutti i beni di questo mondo possano saziare l'anima è l'errore più grande, l'errore più grande, l'errore più grande. In un'altra parabola, sempre nell'Evangelo eh, di Luca, Gesù parlerà di un ricco e di un povero, un ricco che godeva splendidamente ma che era malvagio nel cuore e di un povero mendicante che invece aveva posto la sua speranza in Dio, o certo il primo nel corpo. Era sazio d'ogni bene, mentre l'altro era bisognoso d'ogni bene. Ma la differenza stava nel fatto che mentre il povero mancava di ogni bene, era ricco nell'anima, perché aveva fede in Dio, perché si era riconciliato con Dio, perché sperava in Dio, perché aveva ricevuto da Dio, per mezzo della fede, la vita eterna, mentre il ricco, ma che aveva bisogno di Dio, il ricco aveva servitori, ricchezza. Il problema è che, ed è questo che segna la differenza, è che sia il ricco che il povero morirono. E lì si scoprì chi era veramente ricco. Perché il povero, per la sua fede e perché aveva saziato l'anima della fede, del ravvedimento, dell'obbedienza, della comunione con Dio, andò in cielo mentre il ricco scese all'inferno. E allora io vi chiedo. Chi era il più ricco? Il ricco o il povero? E allora l'anima non la puoi saziare, né la puoi arricchire con i beni. E questo fu il primo errore. Il secondo, anche questo tremendo, fu quello di dire all'anima, tu hai i beni riposti per molti anni. E in questo c'è una verità. È una grande menzogna. La verità è che beh, tutte le sue ricchezze in effetti erano sufficienti a saziare lui e altre migliaia di persone per lunghi anni. L'errore dov'è? È ipotecare il futuro. Credere cioè che noi potremmo vivere a lungo per godere tutto quello che abbiamo. Ma ditemi voi, chi è il Signore sulla propria vita? Chi è che può dire... Io vivrò per 30 anni ancora e quindi potrò godere dei miei beni. Chi può garantire il giorno di domani? Chi può essere sicuro di quello che ti succederà domani? In un attimo tutto cambia, in un attimo tutto si trasforma. Quello che è sicuro, solido, certo, svanisce. E questo è il secondo errore, ignorante. È giusto come lo chiama la Bibbia, stolto. Sì, perché non ragioni. Come puoi pensare che tu abbia vita in gran numero d'anni? Ma chi sei tu, Dio? Non sai tu che i tuoi giorni sono contati e che Dio li ha contati tutti? Prima che essi sorgessero, prima che il primo venisse, Dio ha già visto l'ultimo tuo giorno. È quello di cui ti devi accertare. Non sono le ricchezze materiali che quando muori spariscono, ma sono le ricchezze dell'anima, quelle che ti garantiscono la vita eterna. E questo uomo commise questo errore, l'errore più grande, quello di parlare all'anima come se fosse... Il suo corpo, e non riuscire a distinguere le due realtà, una terrena l'altra eterna. Riposati, mangia, bevi, godi per tanti anni. E quella notte tutto si conclude. In quella notte tutto si spegne. In quella notte il suo corpo rimane nel giaciglio e l'anima sale a Dio. Io non lo so quale sensazione abbia provato questo uomo, ma so che niente di buono gli è accaduto dopo la sua morte. Perché i suoi beni e il suo corpo rimasero in una realtà che per lui erano irraggiungibili, erano separati da lui per sempre. E lui si trovava nudo, povero dinanzi alla presenza di Dio. E non aveva da attingere ai suoi granai per acquistarsi la vita eterna. Non aveva ricchezze o persone che lo stimavano, che potevano intercedere per lui dinanzi a Dio. Non aveva più niente. E come si presentò? Come si presentò dinanzi al Signore? Era misero, povero, nudo. Non aveva nessuna ricchezza spirituale. Dov'era in lui la fede? Dov'era in lui? l'onore dato a Dio dov'era in lui l'obbedienza, la speranza, la fiducia riposta in Dio. Dov'era in lui la preghiera e dove la comunione con Dio? Vedete, questa storia sarebbe potuta essere completamente diversa, avere un epilogo completamente diverso. Immaginate se la storia fosse andata a questo modo. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Disse, questo farò, demolirò i miei granai, e ne fabbricherò di più grandi e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia, anima mia, benedici l'Eterno che ti ha concesso tanti beni. Anima mia, lodalo e onoralo ogni giorno della tua vita. Rendi parte al povero di quello che egli ti ha provveduto. Anima mia, disponiti affinché la benedizione di Dio sia benedizione anche per gli altri. Disponiti affinché attraverso questo bene che Dio ti ha dato, lui possa essere onorato al di sopra di ogni altro. Se avesse ragionato così, forse quella notte stessa sarebbe morto allo stesso modo, ma sarebbe giunto dinanzi a Dio con un'anima ricca, di una ricchezza che l'avrebbe accompagnato per l'eternità. E allora qual è la verità che la parola di Dio ci porta? Beh, la verità che la parola di Dio ci porta è questa, che Gesù è venuto dall'eternità nel tempo per dirci il tempo finisce, l'eternità no. Tutto ciò che è materiale e terreno rimarrà qui dopo la tua morte, ma tu dovrai rendere conto dell'anima tua. A colui che ti ha dato la vita, che ti ha sostenuto in vita, che ha provveduto alla tua vita. Quindi quando dici ho bisogno, poni mente, non fare l'errore che ha fatto lo stolto, di confondere i bisogni del corpo con quelli dell'anima. Perché quando anche come il mendicante del racconto che vi ho portato, visse sì di stenti e di sofferenze, ma visse poi nella gloria eterna, Così, e di chiunque non confonde l'anima con il corpo, e dice: Signore, datemi oggi il nostro pane quotidiano. Ma prima di dire questo avrà detto: Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta. Prima Dio, poi noi. Prima l'anima, prima la gloria a Dio, poi noi. Vedete, noi presto saremo faccia a faccia con Dio e il tuo bisogno principale è quello di aver investito la tua vita, che sia una vita ricca o una vita semplice, per onorare il nome del Signore. Perché tu, anche se sei povero nel corpo, anche se sei povero dei beni materiali, però devi sapere, che c'è una fonte inesauribile che può arricchire la tua anima di una ricchezza infinita ed eterna e gloriosa. Ed è a quella fonte che devi andare, è a quella fonte che ti devi rivolgere, devi cioè cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, sapendo che tutte le altre cose le provvederà il Signore nella sua fedeltà al corpo, ci pensa Lui, ma all'anima sei tu che devi porre mente. Per compiere una scelta importante, vivere solo per questo mondo, per raccogliere pochi spiccioli che in un istante ti possono essere tolti per sempre, oppure edificare dei beni eterni che non ti saranno mai tolti. Io voglio che un giorno Dio dica all'anima mia ben fatto mio fedel servitore perché hai vissuto per onorarmi hai vissuto cercandomi non hai dimenticato che dentro il corpo c'è un'anima che è immortale non l'hai dimenticato e hai offerto tutto di te a me hai vissuto per la mia gloria hai vissuto per onorarmi hai vissuto per dire grazie a colui che non solo ti ha dato la vita, non solo ti ha sostenuto in vita, non solo ha provveduto per la tua vita, ma che ha dato la sua vita per la tua, per perdonarti, per purificarti cuore e anima e per offrirti un corpo nuovo nel giorno della tua dipartita da questa terra per l'eternità. Quando parlerai all'anima tua? non commettere l'errore di confonderlo col corpo perché l'anima ha bisogno di ricchezze che possono provenire solo dalla grazia e dalla croce divina e quando parlerai con la tua anima non ipotecare il tuo futuro non dirgli avrò tanto tempo perché tanto tempo non lo avrai concludo con un breve racconto che rimarca questa breve verità. Un giorno mi trovai al capezzale di un uomo anziano molto malato. Andai perché i familiari disperavano che avrebbe vissuto una sola notte in più. E così andai. Pregammo insieme, visitai la famiglia. E a causa della sua condizione... Il figlio era sceso dal nord per fargli visita, per vedere come stava, per salutarlo nelle ultime ore della vita del padre. Era un uomo che aveva sentito parlare del Signore, parlo del figlio, ma non aveva mai posto interesse. Era andato al nord per farsi una vita, per avere un lavoro. Per poter dire all'anima sua: mangia, bevi, godi per lunghi anni. E così venne al capezzale del padre. Tornai a casa pensando che presto avrei celebrato il funerale del padre. Ma l'indomani mattina mi chiamarono e la notizia mi sconvolse e impressa in me una verità profonda che non ho mai più dimenticato. A morire nella notte non fu il padre, ma fu il figlio, a causa di un infarto fulminante. E quel funerale che io celebrai prima di quello del padre, fu per me denso e ricco di insegnamenti spirituali, e riversai sull'uditorio tutta la verità, con tutta la passione. Che Dio poteva mettere nel mio cuore, dicendo: Non confidate nei beni terreni, non ipotecate la vostra vita futura perché non vi appartiene, ma studiatevi di dare all'anima quella ricchezza che la rende viva dinanzi a Dio per sempre. Oggi è il tempo di confrontarsi dinanzi a Dio e non domani. Dia l'anima tua, bevi alla fonte che è Cristo Gesù, mangia del pane della vita, nutriti della fede, delle ricchezze della grazia, e allora godrai non di molti anni, ma dell'eterna vita che Dio dà a tutti coloro che sperano in Lui. Chiniamo il capo in preghiera.